Ciao ragazzi, ciao a tutti, salve, sono Antonio Magrillo. Oggi sono qui negli studi del team per presentarmi e per parlare un pochettino di quello che sono e di quello che faccio. Io sono un consulente fitness, sono un preparatore per quanto riguarda il mondo del fitness, il bodybuilding in parte e sono anche un atleta. Sono un pro della WAB International dal 2015 che comunque gareggio per questa grande federazione internazionale e quindi vivo di questo a 360 gradi. Ho iniziato proprio nel 2015 con le mie prime competizioni per poi iniziare a fare anche il preparatore dopo vari master, comunque dopo vari studi. Ho deciso di intraprendere veramente questo lavoro e fare questo. E come dicevo, sono un atleta pro. E la mia categoria è la Man Physique, che penso non ci sia bisogno di presentarla, in quanto in Italia, sicuramente in Italia, è la categoria più frequentata, è la categoria che tutti un po' vogliono fare. Ma voglio fare un pochettino, come dire, qualche passo indietro nella mia vita. Io non vengo direttamente, non è il primo sport che ho fatto a livello anche agonistico, ma io vengo da un mondo dove facevo tutt'altra cosa. Facevo uno sport dove veramente i muscoli servono a poco, ma serve tanta testa. Io facevo l'apnea a livello professionistico, vissuto anche per un periodo a Sharm El-Sheikh, dove comunque mi allenavo con i migliori al mondo. E poi per via di una perforazione a livello timpanico, dove sono stato costretto a stare fuori dalla scena e dall'acqua per un po' di mesi, mi sono avvicinato alla palestra che già seguivo il mondo del fitness, voglio dire, ma in Italia ancora la categoria mia, che oggi è la Man Physique, non esisteva, voglio dire, penso sia arrivata nel 2014, ecco, da lì poi ho un anno iniziato io. E niente, mi sono avvicinato alla palestra per fare semplicemente un po' di potenziamento, poi mi sono fatto un corso, i soliti corsi che fanno un po' tutti per fare l'istruttore di sala e ho iniziato a fare l'istruttore. Allora inizio a fare l'istruttore lì in sala pesi e ad allenarmi in maniera non solo per quanto riguardava l'apnea, ma a spingere un attimino con i pesi. Giochi oggi, giochi domani, poi inizia a piacermi non solo l'allenamento, ma a capire, volevo capire cosa stesse avvenendo, succedendo al mio corpo e perché stavo migliorando, e ho iniziato a fare degli studi proprio su questo. E questo mi ha portato a continuare a studiare, a capire oggi parecchio, ok, non dico tanto perché sarebbe sbagliato, ma parecchio sicuramente. E da lì, quando ho visto quei miglioramenti, allora per caso, una persona che è nel mondo del fitness a una federazione mi dice: cavolo, stai bene, ma perché non cerchi di avvicinarti al mondo delle competizioni qui e lì? E mi ha presentato la categoria Man Physique. Mi fa: guarda, questa categoria secondo me per te sarebbe proprio l'ideale, stai benissimo, è la linea giusta, sei bello, sei un bel ragazzo, quindi non ti manca nulla, pensaci e provaci. E da lì non ci è voluto veramente tanto a decidere. Ho iniziato da solo a leggere di più, a capire come potessi prepararmi da solo, sia per quanto riguardava l'alimentazione che l'allenamento, e ho deciso di prepararmi per una gara, nel 2015, ecco, la mia prima gara che è stato il Grand Prix Calabrese, non me lo dimentico mai, dove ho vinto la mia prima gara. Ho vinto questa prima gara, ho detto: cavolo, ho vinto questa gara, era una categoria comunque nuova in Italia. Si parlava sempre comunque nella federazione della WABA, ok, il mondo del bodybuilding mi appassionava, ma non era quello che mi piaceva. Invece sta categoria mi dava tanto e ho deciso di fare i campionati italiani da lì a un mese di distanza a Catania, il mio primo campionato italiano, che comunque anche quello l'ho subito vinto. Quindi lì mi è partita la scintilla e dire: cavolo, ma forse veramente posso fare tanto in questa categoria. Allora ho scelto un attimino di fermarmi, riflettere e capire cosa volessi poi fare, come proseguire.
E lì ho scelto subito, ho detto vabbè, mi devo mettere su, devo studiare tanto, devo capire perché nella mia vita voglio fare l'atleta, voglio fare il preparatore. Da lì ho vissuto no, però andavo e venivo per un periodo dalla Sicilia dove facevo dei master, dei corsi per quanto riguarda proprio la nutrizione, il corso di personal trainer avanzato, insomma un po' di cose, per poi seguire il secondo anno, al nord a Padova, iniziando a lavorare anche come personal. Iniziando a fare delle cose un attimino più delicate, ecco, e continuando a prepararmi per le mie gare. E nel 2000, sempre nel 2015, decido di prepararmi per un Hercules Olimpia, che si sarebbe svolto a Londra a Colchester. Mi preparo, bene, in maniera un attimino più dettagliata. È arrivato il momento di fare questa gara, arrivo lì. Capisco che la mia categoria non c'era, c'era la categoria fitness model, ma era senza limite di peso. Decido comunque di farla e porto a casa una qualifica per il mondiale facendo un terzo posto su oltre 40 atleti. Ottenuta questa qualifica al campionato, al mio primo campionato del mondo amatoriale naturalmente, continuo la preparazione e faccio questo mondiale. E anche lì per magia. Veramente quando dico si nasce per fare un qualcosa, al mio primo mondiale amatore vinco il mondiale. Quindi per me vincere un mondiale dal nulla nel giro di un anno, anche se a livello amatoriale, anche se con un fisico veramente piccolo, perché comunque i men physique all'epoca erano piccoli, oggi tutt'altro, per me è stato veramente un'esplosione dentro, quello che poi mi ha portato a non fermarmi più e ad essere arrivato dove oggi sto. Ma quello che voglio dire, secondo me la chiave di tutto, al di là delle gare vinte, è stata quella di capire fin da subito qual era la mia strada, lavorare e studiare e non focalizzarmi solo sulle competizioni, per quanto ne ho fatte tante, ne ho vinte, qualcuna non l'ho vinta, perché così le gare sono queste, voglio dire, però mettevo sempre al primo posto lo studio, capire quello che io stessi facendo, ok? Del perché avvenivano determinate cose. E del perché avvenivano determinati errori quando avvenivano, e quindi questo mi ha portato a crescere tanto, a decidere su tutto in maniera netta e concreta, non avere mai dei dubbi sulle mie decisioni. E quindi essere oggi comunque un atleta affermato con più di 30 vittorie, un preparatore o un team mio dove comunque siamo più di 150 persone, questo non è una cosa da poco in Italia perché questo sport economicamente non ti dà tantissimo, non ti dà tantissimo, forse ti dà veramente poco in Italia. Quindi riuscire a vivere di questo. E farlo a 360 gradi è tanta roba. Detto ciò, voglio dire, mi fermo con raccontarvi la mia storia. Ecco, non vorrei annoiarvi e iniziare magari a chiedervi, perché questo è uno e sarà uno dei tanti video che poi verranno, dove si parlerà veramente di tanti argomenti. Vi invito a fare delle domande quando avrete la possibilità di vedere questo video e di chiedermi su qualsiasi cosa, dall'allenamento alla nutrizione, alla preparazione per una gara, ok? Su tutto quello che riguarda il mondo del fitness. Sono pronto, sono qui proprio a darvi delle risposte a mano nei video. Vi lascio, vi saluto e ci vedremo sicuramente al prossimo video. È stato un piacere.